Si chiama James Lowell Pennington, ha 57 anni di età, è un uomo e si sarebbe improvvisato chirurgo e avrebbe amputato i testicoli ad un transessuale. Avrebbe operato senza avere alcuna laurea o alcun riconoscimento ufficiale per esercitare la professione di medico e o chirurgo plastico. L'uomo che si era rivolto a lui per portare a compimento l'operazione, l'ultima per cambiare sesso e diventare una donna in quanto transessuale. L'uomo così ha reciso i testicoli, le palle dell'uomo con l'aiuto della moglie. Sarebbe stata proprio donna ad avvertire i soccorsi che hanno denunciato il fatto alle autorità competenti. La signora avrebbe notato una quantità eccessiva di sangue fuoriuscire dalla sutura dopo che l'uomo era stato operato già da più di un'ora. Si trovava ricoverato nella loro abitazione nel Colorado. Temendo per il peggio, ha chiamato i soccorsi, hanno soccorso il trans e hanno denunciato ovviamente il signore in questione di 51 anni di età, che vi ricordo si chiama un'altra volta James Lowell Pennington, 57enne. L'uomo sarebbe accusato di aver causato lesioni piuttosto gravi fisiche al suo paziente, il trans, con l'aggravante di aver operato senza alcuna qualifica oppure alcun appunto esercizio abilitante a esercitare la professione medica. Grazie di vivo cuore, grazie di vivo ascolto per la visione. Iscrivetevi, commentate, questo sarebbe quanto. E questo video non vuole assolutamente violare il buon Pennington, ma solo informare le persone di quello che sarebbe accaduto nel rispetto della privacy di Pennington.